caro Angelo Matassa, abbiamo parlato con Claudio Carusi, abbiamo parlato con Piero Longhi e tanti altri, e hanno fatto un nome. Allora io esordirei così: Giando. Sì. Allora, ciao. Meglio che ti tocchi, fai gli scongiuri. Mi sto toccando. Ecco, perché tutti ti danno come papabile vincitore, quindi. Guarda, sono sopra una sedia di ferro. Con noi Gian Domenico Basso. Ciao Giando. Ciao, ciao a tutti. Ciao Gian Domenico, ciao. Come va? Ciao. Bene? Va bene, sì. Bene, tutto bene. Non vediamo l'ora di venire a trovarvi. Ah, finalmente, perché questa è una delle poche volte che ci sentiremo telefonicamente. La prossima è una promessa che devi fare: devi venirci a trovare in studio. Certo, ecco, certo. Perfetto, tanto volentieri. Senti, ora a momenti apparirà, è che tu non hai la possibilità di vederci in TV, che noi siamo anche via web, poi magari lo farai, ci sono le nostre foto, c'è una foto mia e tua all'ultima tua apparizione in Sicilia 2007. Bravo. Però sei preparato, Giando? Cosa? Sei preparato, dico, Giando? Sì, dai, almeno solo, quello mi ricordo. No? Solo che là avevi ancora addosso i colori bianco-rossi dell'Abarth. Abbiamo parlato all'uscita dello Shakedown, che era a Campo Felice, se ti ricordi, in quell'anno. Sì, perfetto. Sì. Abbiamo parlato poi della prova della Gibilman. Mi chiedessi, ma scusa, ma questo spaccio Colombo che... anche con Dota abbiamo parlato dello spa. Allora, parliamo invece di quest'anno, perché abbiamo parlato con un po' di addetti ai lavori e dicono che quest'anno stai andando forte, hai trovato subito il giusto feeling con questa nuova vettura, la Ford Fiesta. Sì. Auto che ti ha permesso di vincere al Mille Miglia. Peccato per il Tour de Corse, perché, ma cosa è successo di preciso al Tour de Corse? Guarda, no, non fatemi pensare a un episodio che voglio dimenticare in fretta, però diciamo che è capitato fuori dalle prove speciali. Infatti. Niente, incrociando una vettura io sicuramente non ero concentrato come in gara, logicamente il trasferimento, però incrociando una vettura in un punto molto stretto per diciamo non urtare la vettura, ho scartato a destra e ho preso un colpo nella ruota. Sembrava quasi non avessimo fatto niente. Siamo scesi dalla vettura e non era né forata la gomma né rotto il cerchio. E in realtà si era dissaldato un bullone del trapezio. Abbiamo provato a legare questo pezzo e che proseguendo poi abbiamo rotto tutto il resto, cioè quello che mancava. Guarda, noi allora facciamo una cosa, noi alla targa ti terremo sempre in tiro così che tu non possa distrarti. Sì, bravo, bravo. No, beh, non era sì. Allora, sicuramente, però la macchina non mi ha sicuramente aiutato. Gian Domenico, guarda, l'avrei presa. Io in quell'occasione, come da tanti anni, stavamo commentando la tua rincorsa su Paolo Andreucci, allora con la Mitsubishi Andreucci, e ormai eri lì per lì per prenderlo, l'ultima prova speciale, diciamolo con un pizzico anche di rabbia, ho commentato il tuo passaggio con la sinistra, ricordo ancora l'anteriore sinistra. Guarda, è una delle gare che mi è dispiaciuto di più non vincere, probabilmente della mia carriera. Hai perché fatto una seconda giornata, ma già subito, no? Sì. D'attacco. Perché cazzo, sono partito fortissimo anche all'ultima prova e avevamo i tempi dalla nostra parte. Invece, e infatti, quando ti ho visto passare bucato sulla parte che c'era un tifo strepitoso, anche perché avevi creato quella suspense, eri riuscito a accaparrarti veramente la simpatia un po' di tutti quanti seguivano la targa in quei giorni, e questa rincorsa è stata seguita un po' da tutti quanti. Purtroppo poi quell'ultima PS maledetta. E tant'è che il giorno dopo sono andato a vedermi la prova perché non riuscivo a capire dove avevo forato. Cioè, e ancora adesso capita il destino. Doveva andare così. Hai forato prima dell'inversione. Prima dell'inversione, sì. Sì, prima dell'inversione. È stato prima del ponte, così ti ricordo un po' la prova. Quest'anno è al contrario, lo sai, vero? Quest'anno? È al contrario quella prova. Non lo so. No, aspetta, no, quell'anno l'hai fatta pure. No, uguale a quell'anno che l'hai fatto tu nel 2007. Sì, sì. Dovrebbe è uguale.
Sì, perché Mitia mi ha detto che l'anno scorso l'hanno fatta contraria. L'anno scorso venivi giù dal santuario, poi l'inversione era al contrario, entravi dentro per Campella e andavi giù per Campella. Invece quest'anno si parte da Gratteri, tanto, e vai su verso Gibilmanna, quindi è al contrario. È al contrario quest'anno la prova. Sì, allora sì. Le note le abbiamo. O meglio, è al contrario dell'anno scorso, ma è uguale a quando l'hai fatta tu nel 2007. Allora, vogliamo parlare un po' di sta auto che porterai giù in Sicilia? Sì, beh, la nuova Fiesta con motore, la chiamano la Regional Rally Car. Perché Regional Rally Car? Ma non lo so. No, è la nuova vettura della Fiesta, la Fiesta nuova praticamente. 1.6, in versione Regional Car, in versione 1.6 turbo. A differenza delle WRC monta una flangia più piccola da 30 rispetto alle 33 dei WRC, ha dei freni più piccoli al posteriore, monta un paraurti anteriore più diverso, diciamo, per creare e dare la possibilità di far entrare meno aria, quindi per penalizzare ancora un po' il motore, e poi a livello aerodinamico dietro l'alettone in gergo, che è differente, non è come il WRC, che quello del WRC è bellissimo. Però fa dei temponi. mi è piaciuto moltissimo quello del WRC, però diciamo che la macchina, sì, abbiamo trovato subito un buon feeling con la vettura. Conoscendo... Sì, dimmi. No, dicevo, conoscendo bene la Targa Florio, come la vedi con questa vettura? Ma secondo me mi daranno più filo dal torcere che magari può sembrare il Mille Miglia, anche se anche il Mille Miglia ha avuto il mio bel da fare. Però probabilmente al Targa, ma non lo so, non voglio mettere le mani avanti, ma probabilmente farò più fatica. E allora, visto che prima abbiamo chiesto a Piero Longhi e a Claudio Carusi di Rally Link un pronostico, adesso lo chiediamo direttamente a Angelo, al diretto interessato, visto che tu hai fatto il Mille Miglia, che era campionato italiano rally, era C-Ray RC insieme, da chi si dovrà difendere Gian Domenico Basso? Stavo pensando, no, ma direi che visto che c'è anche, cioè, siamo molto contenti che sia entrato anche a far parte dell'Intercontinentale, un campionato che a me piace molto. Sono stato effettivamente che hai vinto un anno, no? Nel 2006, sì. E quindi sono contento per questo anche. Ma ci saranno i nuovi che affronteranno la gara per la prima volta, che sono quelli dell'IRC che affrontano comunque il campionato. Adesso non so se ci saranno, Mikkelsen sicuramente, poi probabilmente ci sarà Kopecky, non so se ci sia Bouffier, però diciamo secondo me la lotta sarà contro Paolo sicuramente in primis e anche Scandola. Quindi vedi bene Paolo anche... lì è andato molto, sempre molto forte. Certo. È andato fortissimo lui. Credo che ormai, io lo dicevo prima a Claudio Carusi, e lui si trova in pieno in piena traiettoria con me, il fatto che ormai Umberto Scandola abbia finito l'apprendistato, ormai deve... deve cercare di vincere. Per tenere comunque... potessi giocare il campionato, deve vincere qui a Italia. Certo, qui deve fare quantomeno un buon risultato, sperando sempre di arrivare davanti. Arrivare davanti a Paolo. Davanti a Paolo per potersi poi giocare. Arrivare davanti a Paolo non vuol dire arrivare, secondo me, se tutto è normale, terzi o quarti, ma vuol dire vincere. Ah, sì. Più delle volte sì. È vero. Devo essere sincero, adesso mi fai togliere un sassolino alla scarpa. Poi Paolo in questo campionato ha avuto un po' di culetto, si può dire. Lui non ci vorrà del male. No, figurati, io dico sempre che uno tra i più forti piloti che l'automobilismo italiano e europeo, credo anche al di là, abbia mai sfornato. Però ti faccio un esempio banalissimo, visto che tu sei stato al Mille Miglia. Cioè, hanno toccato nello stesso punto, hanno toccato quattro macchine. 3-4 macchine.
tre di queste hanno finito la gara. Cioè Paolo indenne, ha toccato un po' lo sportello e è andato via. Ma guarda, lì è stata sicuramente quello che dici te, un po' di... Là è solo fortuna. Sì, no, lì se ci provi altre 100 volte probabilmente no, non ti riesce in quel modo lì. Dico, puoi essere bravo a correggere l'auto, sì, no, a guidare. No, il muro c'era e l'ha preso forte, l'ha preso piano. Ne sa qualcosa il nostro Nucida. Sì, no, il muro c'era, ho visto il video e lì è stato fortunato, come tante volte magari può capitare a qualcun altro e poi magari fai meno danni di quello, però lì devo dire che ha avuto la sua dose, ecco, di fortuna. Poi magari è stato detto che per evitare un sasso nel taglio è potuto capitare, è capitata questa cosa. Però dico, è successo a 4-5 piloti, quindi... Sì. No, era una staccata molto difficile e molto sporca. Dico, se c'era il sasso l'avrebbero tolto. Sì, no, beh, guarda, ti dico, non voglio... Io con Paolo, va bene, non so, anni. Non voglio accendere nessuno, me ne guarderei bene. No, guarda, Paolo, ti dico... Io ho un flash di quella curva. Allora, premetto che la staccata era molto sporca, molto insidiosa, sconnessa, quindi molto difficile, devo dire. Io ho un flash comunque di una piccola pietra nel taglio, logicamente che si è rigirata o cosa da quel taglio. Può esserci anche stata, perché io ho un flash di averla vista anch'io. Però sono entrato lo stesso, perché star fuori avrebbe potuto significare stare nella traiettoria sbagliata. Perfetto. Non può essere vero come no, però. E allora tu conosci? Io flash ce l'ho, certo. Di quella pietra. Poi Paolo, di quel casolino, diciamo. Poi Paolo Robby è ancora più fortunato, forse ha una dose di fortuna in più, perché lui riesce a stare in macchina più di tutti gli altri, perché essendo anche uomo tester Pirelli riesce a stare molto più in macchina, quindi lui ha un'altra carta in più da giocare, ha più confidenza con la macchina, no Giando? Sì, beh, sicuramente ha la fortuna, probabilmente anche meritata. Beh, certamente, perché quando magari una persona si trova in quelle situazioni, cosa, lui è stato bravo a cogliere tutte probabilmente le occasioni che ha avuto. Ecco, bisogna anche averle le occasioni, è vero, quello per, è vero. Per sfruttarle. Cioè, lui le ha avute e le ha sfruttate. Anche l'ultima all'Adriatico, dicevo, c'è stato un Umberto Scandola davvero all'attacco per tutta la gara, finché poi non si è dovuto arrendere perché ha forato. E quindi dico, sono cose che capitano. I rally finiscono sempre sul palco, quindi se non ti arriva la bandiera a scacchi non puoi dire di aver finito la gara. Scusa Giando, comunque il campionato, voglio dire, ha fatto vedere, a parte il solito tra virgolette Paolo e magari Scandola che sta cercando di portargli via lo scettro, però ho visto anche comunque delle buone prestazioni anche da Gamba stesso, da Matteo, da anche Perico, Alessandro Perico, certo, cioè ne abbiamo di piloti validi in Italia, ecco. Certo. E allora tu conosci due delle saranno quattro le prove che si faranno, che si ripeteranno, due le conosci, le altre verrai magari a fare un giro durante le ricognizioni, quelle ufficiali, e poi a quel punto ci darai un tuo parere su come le trovi, perché noi saremo in giro a cercare di captare tutti i momenti salienti di questa 96esima edizione della Targa Florio. E allora ti aspettiamo a braccia aperte, Giando. Ok, grazie a voi. Faremo a presto. Cercheremo di portare alto il tifo. E cercherò di portare un po' con me qualche fans, così mi daranno la spinta necessaria per Stesse breve, giusto, Nera arriverà quel
È la stessa del Mille Miglia, giusto? Stesso colore? No, non lo so, perché non sapevo neanche onestamente che cambiasse in Corsica, che è diventata bianca, blu e altri colori. Ho visto. Sì, non lo so, vedremo. Boh, sarà sorpresa anche per me. Allora, visto che, scusa, visto che ti ha portato bene, rifalla nera. Devo cercare di farla nera. Vabbè, comunque, guarda, sono... Al di là di quello che è successo in trasferimento, ero super contento anche in Corsica. Certo. Perché comunque hai fatto eravamo, una grande gara, Gianni. C'era il primo, dai. Eravamo in pochi, in 3 secondi. La fai nera così facciamo neri un po'. Oppure ne faccio un pezzo che senza che se ne accorgano. Ok, sembra simpaticissimo. Grazie, okay. Giando. Grazie a voi. Bocca al lupo. Ciao. Ci incontreremo subito. Tu della Sicilia a livello culinario cosa apprezzi? Così noi te lo facciamo trovare in radio. A livello di dolci, cannolo ti piace? Quello lo devo mangiare quando vengo. Te lo giuro, guarda, giuro il momento in cui verrai a trovarci in radio te lo faremo. Che sai, i cannoli lì sono solo buoni lì. Quando li porti a casa non hanno lo stesso gusto. Giuro, te ne farò trovare, anche perché uno dei nostri amici, dei nostri sponsor, è proprio una pasticceria, una delle più rinomate. Bene, bene. Ma ti farò mangiare dei cannoli. Okay. Allora preparami una confezione e la porto anche a casa. Vabbè, guarda, sarà fatto. Conoscendo il titolare, sarà fatto. Guarda, lo farà con piacere, Peppe. Okay. Va bene, Giando, alla prossima. Ciao, okay. Giando. Un bacione. Ciao. Gian Domenico Basso, presente anche lui. Questa prima puntata di avvicinamento alla Targa Florio. E allora poi naturalmente io ricordo che durante il nostro percorso avremo anche degli amici e poi man mano andremo a ricordare, non appena entreremo proprio nel vivo di questa 96esima edizione della Targa Florio. E allora Angelo, che puntata ti è sembrata questa? Abbastanza movimentata, no? Begli ospiti, se il buongiorno si vede dal mattino. Infatti sì, è stato un buon modo di iniziare questa bellissima maratona di avvicinamento alla gara, dai. Cercheremo di avere un po' tutti quanti, poi daremo anche un occhio di riguardo ai nostri amici piloti locali. Assolutamente. Certo. Anche se per loro diciamo che è più facile poi raggiungerci in radio, quindi faremo un puntatone con tutti gli amici qua nel salottino nostro, renderemo accogliente la loro presenza, perché ripeto avremo degli amici che ci porteranno di volta in volta delle guantiere, i vassoi di dolci, io che sono a dieta poi. Va bene, Angelo. Tu che fai? Io devo andare a lavorare. Tu devi andare a lavorare. E allora noi ci risentiremo naturalmente strada facendo, non appena ci sono le notizie. Cercheremo di scambiarcele, novità, notizie e quant'altro. Quindi grazie del passaggio. Alla prossima. Che si mangia stasera di buon alberillo? Che c'è? Pronto? Solita cucina nostrana. Sì. Sempre. La buona pizza, che posso garantire, perché fino a... Quando sono venuto io? Scorsa settimana. Sì, quando sono venuto. Quando era giovedì? Non ricordo più. E allora? Grazie a Angelo Matassa. Grazie a tutti. Lo rincontreremo ancora a strada facendo in questo. In questi special di avvicinamento. Adesso un attimo di pausa e poi sarà ancora on the road sino alle 19:00.